perché abbiamo dato la possibilità in questi 38 anni, la possibilità a ben 180 persone di approfondire il canto, di partecipare a un coro e di imparare tante cose dalle canzoni. Questo è, lo descrivo sempre come l'impegno civile che qualsiasi coro dovrebbe avere. Questo impegno civile noi lo esercitiamo anche durante l'anno, in tanti momenti dell'anno. A fine gennaio è la giornata della memoria, l'8 marzo è la festa della donna contro la violenza sulle donne di genere, il 25 aprile ricordando la liberazione, far feste insieme, 224 concerti nelle case di riposo in 38 anni, ricordar cantando la rassegna che organizziamo da 17 anni nei 6 cimiteri della città di Torino. Abbiamo aggiunto ancora qualche concerto ricordando nel 2018 il centenario della Prima Guerra Mondiale. Gaude di Gerusalemme.